seconda miglior situazione epidemiologica in Italia, una percentuale di vaccinati che sfiora il 90% e occupazione dei reparti sotto il 5, la Puglia resta ancora molto lontana dai parametri della zona gialla. Dal 6 dicembre per tutto il periodo natalizio in vigore il Super Green Pass e con le nuove restrizioni e come cambieranno le abitudini quotidiane? Finiscono i motori diesel ma non possono scomparire da un momento all'altro i lavoratori, il segretario nazionale di sinistra italiana, i cancelli della Bosch di Bari, l'appello al governo, manca un piano industriale per la trasformazione. Ben ritrovati con l'informazione in diretta di Antena Sud come avete sentito nei nostri titoli, la situazione epidemiologica in Puglia è tutto sommato sotto controllo. Tengono uh, i uh, contagi, aumentano i vaccini e la percentuale di occupazione dei reparti è sotto il 5 sia per quanto riguarda quelli ordinari che quelli di terapia intensiva. La Puglia resta quindi ancora molto lontana dai parametri della zona gialla. Pochi ricoveri, tanti vaccini e un numero contenuto di casi, la Puglia resta in zona bianca e ben distante dal passaggio in zona gialla dopo la Basilicata, alla seconda miglior situazione epidemiologica in Italia. E quanto viene rilevato dal monitoraggio settimanale della cabina di regia, dal 26 novembre al 2 dicembre l'incidenza è salita di poco rispetto a sette giorni prima, passando da 38,2 casi ogni 100.000 abitanti a 46,7 a fronte di una media nazionale di 155. Sotto la dei posti letto da parte dei pazienti Covid sia in area medica, con il 4,8%, un limite del 15%, che nelle terapie intensive, con il 4%, contro un valore limite del 10. Nel frattempo va avanti la campagna vaccinale, oltre 6 milioni e 600 mila le dosi somministrate per un totale di oltre 3 milioni e 100 mila persone vaccinate. Entro il 16 dicembre in Puglia saranno consegnati circa 100 mila vaccini anti-Covid pediatrici. Si tratta di sieri prodotti da Pfizer in formulazione specifica è un terzo del dosaggio rispetto a quello utilizzato negli adulti. Verrà somministrato ai bambini dai 5 agli 11 anni. La consegna dei vaccini per adulti, invece, prosegue regolarmente. In Puglia sono state consegnate circa 240.000 dosi, tra Pfizer e Moderna, e in giacenza al momento ce ne sono oltre 600.000. Alla campagna vaccinale pediatrica parteciperanno anche le scuole, individuate come luogo destinato alla vaccinazione, dopo una riunione tra i vertici regionali. Il direttore dell'ufficio scolastico regionale, Giuseppe Sidipo, i rappresentanti del Dipartimento politica e della salute e la cabina di regia Covid. I dettagli organizzativi di tutta la campagna vaccinale per la fascia di età 5-11 anni saranno al più presto raccolti in una circolare. Sotto l'1,5% il tasso di positività oggi in Puglia, 291 nuovi casi a fronte di 21.632 test. Effettuati 3. Le persone decedute per il secondo giorno di fila, le persone attualmente positive salgono a 4.355. Buone notizie però arrivano dall'occupazione degli ospedali, sono 146 in calo rispetto a ieri i ricoverati, 126 in area non critica e 20 in terapia intensiva. Salgono invece gli attualmente positivi in Italia. Nell'ultimo bollettino di ramato sono 17030, i positivi 74, le vittime 216000 in Italia le attualmente positivi con eh, appunto una soglia di eh, occupazione delle terapie intensive che è salita con 10 ricoveri in più rispetto a ieri per arginare Proprio questa salita della curva, che come avete sentito in Puglia è più lieve rispetto alle altre regioni, dal 6 dicembre per tutto il periodo natalizio sarà in vigore il super green pass ecco le nuove restrizioni e come cambieranno le abitudini quotidiane. Il Covid continua a far paura e un possibile aumento dei contagi con rischio lockdown l'Italia non può permetterselo. La circolare del Viminale ai Prefetti disegna la nuova strategia per un Natale sicuro, anzi super sicuro, in linea con il Super Green Pass. In campo la Polizia Comunale, che effettuerà controlli nei ristoranti e negli esercizi pubblici, coordinati soprattutto con le fiamme gialle, verifiche sui passeggeri di autobus e metro, affidate in modo prioritario a polizia e carabinieri. Dal 6 dicembre, data in cui entrerà in vigore il nuovo decreto, sarà necessario il green pass in alberghi, mezzi pubblici e spogliatoi. È invece obbligatorio il certificato in versione rafforzata con la vaccinazione o guarigione dal Covid in locali, bar e ristoranti, mascherine obbligatorie al chiuso in Città anche all'aperto perché le indicazioni scientifiche internazionali non escludono la possibilità che il soggetto vaccinato possa contagiarsi pur senza sviluppare la malattia e diffondere il contagio. Nel mirino ci sono soprattutto i furbetti che tenteranno di salire su treni, metro e autobus senza passare ad alleggerire i controlli. Ci pensa il Ministero dei Trasporti con l'introduzione dei biglietti elettronici ancora allo studio che dovrebbero contenere le informazioni relative alla certificazione al momento della acquisto del ticket. Intanto sul fronte vaccini mancano all'appello su scala nazionale 14 milioni di persone da vaccinare per gli over 18 entro il 31 dicembre con 20 milioni di dosi previste via libera a partire dal 16 dicembre alla somministrazione del vaccino per la fascia di età 5-11 anni. Parliamo adesso di lavoro finiscono i motori diesel ma non possono scomparire da un momento all'altro i lavoratori. Il segretario nazionale di sinistra italiana, Fratoianni, ai cancelli della Bosch di Bari l'appello al governo manca un piano industriale per la trasformazione. Il PNRR sarebbe uno un strumento molto importante peccato che nel PNRR non ci siano in questo momento investimenti sufficienti e lungimiranti per questo settore strategico. Finiscono i motori diesel, ma non possono scomparire da un momento all'altro anche i lavoratori che li costruivano, perché altrimenti l'Italia continuerà a perdere impianti produttivi non soltanto per la mancanza di riconversione di impianti e competenze, ma anche a causa delle numerose delocalizzazioni. Il segretario nazionale di sinistra italiana Nicola Frattoianni torna così a Bari, all'esterno dei cancelli della Bosch, zona industriale del capoluogo. L'ex assessore di cita la Germania e la scelta di investire sull'elettrico lungimirante, sul piano della transizione ecologica spiega, ma anche su quello della competizione e sulla tenuta del tessuto industriale. Da qui l'invito all'esecutivo al cambio di rotta. La tappa in questione rientra in un tour pugliese del numero uno nazionale del partito, che ha visto un'iniziativa congiunta con il Movimento 5 Stelle di Brindisi sul reddito di cittadinanza ed altre sulla Next Generation Tax, proposta di legge e di iniziativa popolare per introdurre una patrimoniale sulle grandi ricchezze. Questa è una grande fabbrica, una fabbrica del mezzogiorno. 1600 operai ed è una fabbrica che produce pompe diesel per i motori a diesel naturalmente. Che cosa succede però? Succede che tra qualche anno quelle pompe non saranno più utili sul mercato perché il diesel scomparirà, in particolare in queste aree del mondo, e scomparirà perché andiamo giustamente verso la transizione ecologica, verso il motore elettrico. Allora noi diciamo che si intervenga ora, il governo intervenga ora per favorire politiche di riconversione di impianti come questo e per evitare che il diesel, quando scompare, porti con sé e faccia scomparire anche il lavoro e la dignità di migliaia di lavoratori e di lavoratrici. Andiamo a Grottaglie, sciopero contro l'avvio della cassa integrazione a Leonardo, Fiume e Wilm scendono in campo. Se Atene piange, Spartano ride dopo quelle di Acciaieria d'Italia. Cattive novità arrivano anche dalla Leonardo di Grottaglie. Proprio alla vigilia delle festività natalizie, l'azienda annuncia che avvierà 13 settimane di cassa integrazione ordinaria, zero ore per 1.049 dipendenti. Lo ha comunicato ieri con una lettera ai sindacati e a Confindustria. Una misura dovuta spiegano alla crisi di commesse aeronautiche e per il sito specifico dalla brusca frenata della commessa del Boeing 787. Da tempo la situazione nella divisione aerostrutture non è rassicurante con un futuro che si staglia all'orizzonte assolutamente incerto e dopo quest'ultima notizia subito Fium e Wilm si sono mobilitate proclamando uno sciopero. Questa mattina il presidio dinanzi alla struttura è cominciato in corrispondenza del primo turno di lavoro alle 5. Un atto irrispettoso e che crea un grave precedente unico nella sua storia spiegano i sindacati ai nostri microfoni nella diretta di questa mattina nel telegiornale delle ore 7. Da un anno abbondante l'azienda aveva annunciato quelle che erano le intenzioni per gestire il 2022 e anche... Il 2023, almeno il biennio. La notizia di ieri appunto, ha scosso i lavoratori, stamattina siamo qui a, a dare un segnale a Leonardo per rivendicare prospettive industriali certe per lo stabilimento, non ci preoccupa il transitorio che è una cosa già annunciata dallo scoppio della pandemia. Ma quello che Leonardo intende fare con lo stabilimento di Grottagli, vogliamo discutere appunto di prospettive industriali e non di ammortizzatori sociali. Il 6 di di dicembre ha già previsto uno sciopero a Roma di tutto il gruppo Leonardo. Abbiamo solo lo spettro dell'ammortizzatore e quindi della procedura aperta ieri senza avere nessuna certezza sul futuro. Certo che è un Natale nero, è un Natale nero perché è rispettosa questa azienda nei confronti dei lavoratori, nei confronti dei sacrifici che sono stati fatti in tutti questi anni per dare salvaguardia allo stabilimento. Parliamo adesso della giornata internazionale della disabilità. Era il 3 dicembre del 1981 quando l'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, stabilì che proprio in questo giorno dell'anno si sarebbe celebrata la giornata internazionale delle persone con disabilità. Da allora sono trascorsi 40 anni e si fa ancora fatica, malgrado gli sforzi compiuti dal mondo associativo, a garantire diritti e benessere alle persone affette da disabilità. La città di Taranto ha celebrato questa giornata a Palazzo di Città, dove diverse associazioni hanno organizzato l'evento Tante medaglie per, una occasione per ripercorrere un intero anno di attività finalizzate a migliorare la quotidianità dei soggetti diversamente abili. Al di là dei proclami che solitamente vengono fatti, soprattutto in questa giornata dove si parla tanto di attenzione ai disabili e alla disabilità, la realtà è che tutti questi proclami non si concretizzano in fatti reali. Oggi è una giornata importante per voi? Eh, sì, è una giornata importante. Il nostro evento è in particolare vuole essere pure eh, un, diciamo, del, un momento di rivendicazioni di promesse non mantenute dalle, dagli enti pubblici. Quali sono state queste promesse non mantenute? Allora, partiamo da, da due audizioni nella terza commissione regionale che riguarda eh, la richiesta di un tavolo di concertazione per, per rendere accessibili le spagge pubbliche. E poi un progetto di, per l'accoglienza nelle strutture ospedaliere delle persone disabili. Questo era il nostro ultimo servizio, dopo la pubblicità, le notizie dei territori.